Sono in via Monte Napoleone a Milano, precisamente. Sono arrivato qua con la mia bicicletta turbo, la mia bicicletta, perché sto aspettando il mio amico Aldo Maspero di Baggio, che mi aveva detto che aveva bisogno di comprare un giubbotto vicino a Bulgari. Mi ha detto, e io in effetti gliel'ho detto perché ho visto un giubbotto di 3.400 euro, 50% 1.700 euro. E lui mi ha detto d'accordo, d'accordo, è interessato perché è bellissimo. E allora lo sto aspettando verso le 3 e un quarto. Purtroppo non l'ho ancora visto. Io so che comunque, che bella macchina. Comunque lui arriva sempre in ritardo, quell'uomo. Vediamo, vediamo se arriverà. So che una volta lui è venuto qua dentro, qui non lo vedo perché di precisamente l'appuntamento non lo so proprio, però dovrei vederlo, eh. Sono in attesa, in attesa. Vediamo. Moncler. Ecco qua, Dolce Gabbana. Ecco, Dolce Gabbana. Però non mi ha detto che è in vetrina questo giubbotto. Non mi ha detto che è in vetrina. Però c'è un altro Dolce Gabbana in via della Spiga. Ora precisamente non so dove l'ha visto lui. Dolce Gabbana. L'avevo visto anch'io, ma io non mi ricordo più, perché lui è più pratico. Ma non mi ricordo più dove è, che Prada. Ho dei dubbi, che lui voglia veramente spendere 1.700 euro di un giubbotto. Beh, 50% 3.400, insomma. Santoni, va bene. Vediamo, vediamo. Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Insomma, io sono qua in via Monte Napoleone. Di solito ti dà l'appuntamento, ma non sta fisso, cammina, perché se sta fermo lui diventa matto. Allora cammina e lo perdo di vista. Anche quando viene Rho, mi dice che è Rho, poi dopo non so dove si trova. Gucci. Ma l'appuntamento era in questa via, non, siccome non c'è tanta gente, dovrei vederlo, dovrei vederlo. Qui c'è ancora Prada, Prada, ma non lo vedo. Ah, in fondo è via della Spiga comunque. Via della Spiga. È capace che magari mi aspetto in via della Spiga, che è qua in zona. Non lo so. Vediamo. Insomma. Dov'è che non lo vedo? Aldo. Non lo vedo, non lo vedo. Ci siamo dati l'appuntamento che veniva qua, che deve comprare sto giubbotto Versace. Qua è Versace. Dior. Ho visto un personaggio famoso prima. Qua ci sono i personaggi famosi.
che sono ben istanti, eh. Io con questa bicicletta qua vabbè. Dov'è lei sto uomo? Giada? Ma si può sapere dov'è? Dove le andò? Adesso sono le 3:20. L'ora è questa che mi doveva. Ci dovevamo incontrare, insomma. Ma veramente, guarda. Sono venuto apposta per lui in bicicletta, da Ro. Vedete, una bella giornata. Ci siamo dati l'appuntamento via Monte della Pioca, che si deve comprare sto giubbotto, Dolce Gabbana. Ah, qua che bello qua. Non lo vedo, aspettiamo. So che lui comunque è uno che cammina piano, tranquillo. Insomma, io lo so. Ecco qua. Lo so. Lo posso capire che non è mai puntuale, però vediamo, vabbè. Ecco qua. Acqua di Parma. Ecco, senti che profumo che sento. Che profumo. Qualcuno ha messo un profumo buono. Chissà quanto costa. Buono, acqua, è acqua di Parma. E questo è il profumo che sento. Che meraviglia. Sto qua un pochettino a sentire il profumo, che mi piace. Sì. Vado matto per i profumi. Metto qua la bicicletta. Mettiamo qua la bicicletta. Ah, sta lì, questa è la mia Ferrari. Ah, è la mia Ferrari, eh sì. Ma che vetrina di Parma. Sento un profumo bellissimo, buono. Ah. Ok. T'aspetto, Aldo. Non ritardare, che t'aspetto, capito? T'aspetto.